Buongiorno, venerdì 8 marzo, il nuovo appuntamento con Di Prima Mattina. Auguri a tutte le donne per iniziare questa nuova giornata, l'inizio di un nuovo giorno, l'inizio di un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina, la prima parte dedicata alla rassegna stampa, ormai insomma lo sapete bene, e la seconda parte invece con il primo talk di giornata. Questa mattina avremo due ospiti, da Alba Adriatica gli assessori Simone Pulcini e Francesca Di Matteo. Parleremo di un evento molto interessante, parleremo di Reflex, un incontro, una serie di incontri culturali previsti, otto appuntamenti con interlocutori ed ospiti davvero molto importanti. Insomma, avremo modo di presentare questa iniziativa molto interessante che inizierà la settimana prossima. Ma la prima parte è ovviamente e ancora una volta dedicata alla nostra rassegna stampa. Andremo a vedere i titoli, le notizie principali presenti sui quotidiani La Città, Il Centro ed Il Messaggero abruzzese, ovviamente. E cominciamo allora con le prime pagine, a partire questa mattina dalla prima pagina della città, con il titolo principale dedicato alla cronaca: giallo sulla morte della teramana all'Aquila, aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla 53enne originaria di Pietracamera. Di taglio alto la presentazione della nuova giunta regionale abruzzese, con il presidente Marsiglio che dice: siete assessori, non sindacalisti dei territori, giunta regionale anticampanilista, con la prima foto che vediamo questa mattina della nuova giunta regionale in Abruzzo. La foto centrale dedicata all'8 marzo, Fondazione Tercas espone il dipinto del Gentileschi, controversa Giuditta. E poi nel taglio a sinistra e di spalla il ricorso teramano con il TAR che sospende la gara del call center per il Ruzzo, e sempre a Teramo lite tra Comune e Team sul recupero dell'IVA. E a Roseto degli Abruzzi invece non piacciono le barriere antirumore. Restiamo su questa parte della prima pagina con la visita del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gravina, che ha parlato anche di Campitelli e dice: trovare alternative a Campitelli è difficile, meriterebbe tappeti rossi. E invece a Giulianova, tornando di spalla, a destra Arboretti, l'inossidabile, si ricandida a sindaco. E poi gli incendi, vedremo insomma questo aspetto e questo tema trattato molto spesso nei quotidiani che stiamo per leggere: vento infiamma la montagna di Campi. Questa è la prima pagina della città. Adesso ci spostiamo invece sul centro. Eccolo il titolo principale, insomma, del centro: tasse non pagate, sconti in vista. Il Comune di Teramo vuole introdurre delle agevolazioni sui contenziosi tributari. Anche qui di taglio alto la presentazione della giunta regionale abruzzese. Marsiglio presenta la giunta al lavoro senza campanilismi. Anche questo è diciamo, l'aspetto principale presente sul titolo riguardante le dichiarazioni del presidente Marsiglio. E poi selezioni in Abruzzo, lavori estivi 200 posti fino a 1.600 euro al mese. La foto centrale in prima pagina, anche sul centro, è dedicata alla festa della donna, l'8 marzo in Abruzzo, nel segno della solidarietà. Andiamo di spalla nelle cronache: era di Pietracamela, trovata morta in casa all'Aquila, è un giallo. A Colonnella, super multa ai clienti delle prostitute, insorge Atri invece il commissariato. Potrebbe finire a Roseto, ovviamente si parla di polizia. Blocca l'amica nell'auto e la palpeggia. Teramo, condannato un 80enne, la donna di 40 anni gli aveva chiesto un prestito. Restiamo nella parte bassa della prima pagina: una teramana promessa del cinema. Claudia si fa largo nelle fiction, stasera la Steker su Canale 5 nel Il silenzio dell'acqua. Tanto novità in Serie A, diciamo insomma una piccola digressione, Di Francesco, allenatore abruzzese esonerato, la Roma passa a Claudio Ranieri. Torniamo nella parte alta per controllare, insomma, di aver
dato tutti i titoli, e così infatti allora ci spostiamo sulla pagina abruzzese del Messaggero, titolo principale, in questo caso invece dedicato alla nuova giunta regionale, giunta già ipotesi staffetta, questa l'ipotesi paventata dal Messaggero. Regione, Febbo e Sospiri potrebbero scambiare assessorato e presidenza del Consiglio, prima riunione Marsiglio, decisione prese a Roma, bisognerà fare lo sforzo di esserci. Di taglio alto, l'Aquila decennale del terremoto, c'è il comitato organizzatore, è inchiesta a terra invece sulla catastrofe, Lacchetta di nuovo nei guai, come sempre di venerdì lo spazio dedicato al calcio, al Pescara, Mancuso Moncini, Pescara sarà sfida a due tra i bomber, la sfida con il Cittadella, Claudio Foscarini, ex mister del Cittadella, vede nel Delfino di Pillone e nel Granata delle similitudini, il loro filo conduttore è il gioco. Poi insomma, andremo a vedere come nella pagina dedicata al calcio si parlerà del Teramo. Intanto 8 marzo tra Principesse e le preghiere di Claudia Colla. A Pescara la foto centrale sul Messaggero è invece sul procedimento disciplinare all'Ateneo. Chieti, professore assenteista per 4 anni, avrebbe disertato la lezione, dice la contestazione a suo carico, si tratta di un professore universitario. E poi la picchia e tenta di violentarla nell'appartamento abbandonato, un senza tetto sporge denuncia fermato, una senza tetto sporge denuncia fermato, marocchino di 35 anni. Poi Sonia morta in casa, si indaga per omicidio, ancora insomma, la vicenda accaduta all'Aquila. E poi Teramo, bullying classe a 10 anni. Questo però a Roseto, una vita da social, farà tappa anche a Roseto nel piazzale antistante l'impianto sportivo Palamaggetti dalle 8.30 alle 13.30, accogliendo insomma, gli studenti della provincia di Teramo per parlare di bullismo. Andiamo ancora a guardare la pagina con l'intervista Strade, Paolucci, soldi trovati dall'ex governo, questo è l'ex assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci che interviene sui fondi investiti sulle strade dal nuovo governatore Marco Marsilio. Insomma, inizia un po' il balletto delle rivendicazioni. Queste sono le prime pagine, cominciamo a leggere i giornali di questa mattina. Ripartiamo dalla città, visto che insomma, questa mattina ci siamo soffermati inizialmente sulla prima pagina del quotidiano Teramano e ovviamente l'approfondimento è sulla giunta regionale. Siete assessori, non sindacalisti dei territori, l'abbiamo visto ribadito già più volte nelle prime pagine. Marsiglio presenta la sua squadra di governo, siamo chiamati a rappresentare un'intera collettività regionale. Intanto azione politica, il presidente si dice sicuro che resterà nella maggioranza, per l'elezione di Sospiri i voti saranno 18, c'è una speranza anche per Gabriele Astolfi, modifica allo statuto, si legge, la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta regionale abruzzese ha portato con sé anche una concreta speranza per l'ex sindaco di Acteri Gabriele Astolfi, ovvero la possibilità di un suo ingresso all'interno del Consiglio regionale. A margine della presentazione ufficiale il presidente Marco Marsiglio ha confermato le voci secondo le quali c'è unanime consenso nella maggioranza per modificare lo statuto e procedere alla surroga del sottosegretario nominato. Bisogna migliorare lo statuto e appena nelle condizioni il Consiglio regionale procederà in questa direzione. Queste intanto sono le foto centrali contenute in questo approfondimento con il presidente Marsiglio che sta parlando, e alla sua sinistra il Consiglio e la giunta regionale, e poi la prima seduta della giunta regionale con gli assessori e i sottosegretari seduti al primo tavolo dei lavori. Intanto l'incidente sulla piattaforma, si cambia ovviamente argomento, ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo dell'operaio morto, rinviato a questa mattina il recupero della gru. Continuiamo a leggere, intanto andiamo sul giallo sulla morte della Teramana all'Aquila, il corpo di Sonia Trinetti, 53 anni, originario di Pietracamena, trovato sul divano di un'abitazione chiusa dall'esterno. Le indicazioni, l'ultima a vederla in vita è stata la figlia che ha riferito di una lite della donna con il suo compagno.
primi accertamenti, nessuna ferita né segni di violenza. A chiarire le cause del decesso sarà l'autopsia disposta dalla magistratura. Intanto Campoboario, Campo della Fiera, il sindaco corre ai ripari dopo l'ultimatum della IZS per la transazione in atto sull'ex mercato ortofrutticolo coperto, convocato il direttore generale D'Alterio. La foto con l'area oggetto della controversia legale tra il comune e l'IZS, istituto zooprofilattico, ancora Teramo, comune e Team litigano sull'IVA della TIA, titolarità del debito, tipo di ricorso e prescrizione, visioni opposte tra sindaco D'Alberto e amministratore delegato Pelagatti. Gli incendi, il vento infiamma la montagna di Campli, per questa mattina è stato richiesto l'intervento di un Canadair. La ricostruzione, nuova legge entro l'anno, il sottosegretario Vito Crimi sposta ancora più in là l'orizzonte dell'attesa semplificazione delle norme. Intanto manomissioni sulle scatole nere dei TIR, blitz nelle officine che le installano, è stata aperta un'inchiesta. Continuiamo a scorrere, pagina 8, sconti sulla COSAP per gli eventi nazionali e la proposta del Comune di Teramo per abbassare la tassa, ma chi sarà a decidere sulla portata di una manifestazione, si chiede il quotidiano La Città. Pasticci in arrivo, come verranno individuati i criteri per capire la portata di un evento locale, regionale o nazionale? Intanto in televisione la teramana Claudia Stecker debutta nella serie di Canale 5. E viabilità, iniziata la fase dei carotaggi sul ponte San Gabriele. Ruzzo, il TAR sospende la gara del call center, la società teramana Paolo Brizzi SRL ha presentato ricorso contro l'aggiudicazione del servizio. Intanto Casalena, un convegno di Soroptimist e ASL sulle pazienti dell'ex manicomio. Poste Italiane, record di lavoratrici donne al CPO di Colle Atterrato. Nel recapito sono 83, ben il 62% del personale, stesse percentuali in provincia. Continuiamo a scorrere e andiamo a guardare le pagine della provincia di Teramo, Valle Castellana. Nessuna soluzione a breve per la viabilità, la provincia risponde alla lettera del sindaco, ma i tempi per il cantiere sul tratto della strada provinciale 49 restano incerti. In arrivo 160.000 euro per restaurare i capolavori delle chiese teramane. E intanto tartaruga salvata grazie alla segnalazione di un cittadino trovato sulla spiaggia e poi recuperata dagli esperti del centro studi cetacei. Questo è una notizia che arriva da Pineto. E a Silvi invece c'è un incontro sulla piccola pesca nel parco del Cerrano. Andiamo ancora a guardare la pagina della Val Vibrata, tavolo al Mise dopo la decisione del Tribunale. Vertenza Selta, la convocazione arriverà solamente con la disposizione sulla richiesta di concordato. I sindacati concessi altri 10 giorni di tempo prima di avviare nuove forme di protesta. Intanto a Sant'Egidio, causa un incidente con la macchina non assicurata, 54enne va lungo ad un incrocio denunciato per aver rifiutato anche l'alcol test. A Villa Rosa intanto avviati i lavori di messa in sicurezza del lungomare, interventi da 370.000 euro per proteggere la passeggiata per il ripristino. A Giulianova Arboretti è il primo candidato ufficiale, il cittadino governatore rompe gli indugi nella corsa per le amministrative. Arboretti aveva annunciato in consiglio comunale la volontà di ritirarsi invece dall'attività politica, ha cambiato idea. Sempre a Giulianova il restyling del lungomare finirà per l'inizio della stagione. E intanto, tornando alle elezioni comunali di maggio a Giulianova, nel centrodestra intanto spunta l'idea delle primarie, la proposta di Noi Verso per superare la fuga in avanti della Lega Giuliese. A Roseto, tolleranza zero per le cacche di cane, controlli serrati e sanzioni fino a 450 euro per chi non usa i sacchetti. I distributori, per favorire la raccolta, saranno installati 30 distributori di sacchette in tutta Roseto. Sempre a Roseto, via libera la mozione sulle auto elettriche, bocciata invece quella sulla sicurezza. Approvata la richiesta di Ricchiuti per l'installazione delle colonnine per la ricarica e la sostituzione dei mezzi comunali. Siamo sempre a Roseto, preoccupazione per i nuovi pannelli antirumore lungo la ferrovia rosetana. Il progetto di RFI potrebbe avere un impatto negativo sul paesaggio cittadino.
Continuiamo con la pagina della cultura, che è ovviamente dedicata alle donne. Bisogna sottrarsi alla miopia della coscienza. Patrizia Sambuco, femminilità e femminismo sono compatibili e non dovrebbero essere in contrasto. L'8 marzo deve richiamare le lotte fatte per avere cambiamenti ancora non produttivi di risultati pieni. La parità dei diritti è la precondizione per la costruzione, per costruire insomma, la soggettività femminile nel rispetto delle scelte personali. Tanto anche qui, vedete, si ricorda il voto alle donne, conquista non concessione, il cammino è stato lungo, ma la molla decisiva fu il maturare di una nuova identità femminile. La controversa Giuditta al Palazzo Melatino fino a domenica 17 marzo nella sede della Fondazione Tercas, il dipinto seicentesco attribuito a Gentileschi. Lo sport, Gravina, Campitelli meriterebbe tappeti rossi, il presidente della Federazione Gioco Calcio dell'Università di Teramo parla di Serie C, trovare alternative a Luciano è difficile. E ad Alba Adriatica nel mese di luglio arriva il World Tour Star femminile. Grande soddisfazione degli organizzatori, il centro di Verasco sarà nel tabellone con località come Bangkok e Manila. E poi lo spazio CSI 8 marzo, CSI di Teramo, celebra le donne in occasione della festività odierna, un focus tutto al femminile dedicato all'associazione Percorso Danza. E abbiamo concluso nella lettura del quotidiano La Città, cominciamo a guardare il centro, abbiamo visto la prima pagina, che guardiamo ancora per un attimo e poi andiamo a scorrere le donne in prima linea quando l'impegno fa rima con solidarietà, ovviamente gli approfondimenti legati alla giornata odierna della festa della donna. E noi però ci spostiamo velocemente sulla pagina abruzzese, Marsilio al governo senza campanilismi, anche qui il governatore presenta l'esecutivo, lavoreremo uniti senza guardare a tessere di partito e a territori di provenienza. Dispiaciuto per Zelli di Azione Politica, ma sono certo che eleggeremo il Presidente del Consiglio con 18 voti. Ci spostiamo all'interno, andiamo alla pagina di Teramo, il Comune concederà sconti a chi ha contenziosi tributari, la misura sarà messa ai voti nel prossimo Consiglio e prende spunto dall'ultimo decreto fiscale, i tagli sulle somme dovute dipenderanno dallo Stato in cui si trova ciascuna controversia. Poi COSAP azzerata per gli scivoli che aiutano l'accesso dei disabili, c'era già una riduzione, ora la Giunta vara l'esenzione totale. La tassa sull'occupazione del suolo sarà scontata per chi organizza eventi anche commerciali, purché promuovano la città. E poi ancora Gravina, vedete, l'Ateneo di Teramo è casa mia, il presidente della Federcalcio al convegno Sport e Cultura di Campitelli dice va sostenuto. Spaccate alle auto, respinta la richiesta di patteggiamento, per il giudice la pena di un anno all'albanese accusato di aver fatto 8 furti non è congrua, incastrato dalla testimonianza dell'amica di una vittima, l'uomo si è scusato con i teramani. Bosco a fuoco a Roiano di Campi, incendi in tutta la provincia. E questo non stavamo per leggere insomma un'altra notizia, ma ci spostiamo ancora sulla pagina teramana con l'API, che dice una banca dati grazie alle schede AEDES per il presidente Marcozzi, mappando danni sul territorio e interventi effettuati, si potrebbero programmare azioni per gestire al meglio future emergenze. E poi a Montorio, dopo 10 anni, i primi soldi per la manutenzione dei MAP. A Valle Castellana, invece, si dice vogliamo il 118 di Ascoli, presentata una mozione per far intervenire in caso di richiesta il pronto intervento marchigiano, evidentemente più vicino, anzi chiaramente più vicino al paese di Valle Castellana. Queste insomma sono anche le altre notizie insomma, meno trattate su questa pagina. Noi ci spostiamo ancora, Teramo e provincia, blocca e palpeggia l'amica, condannato un 80enne, un anno e 6 mesi all'anziano, processato per aver chiuso in auto la 40enne che gli aveva chiesto un prestito, incastrata dalla telefonata registrata da ieri. Poi ancora violentò la figlia 13enne e suocera, definitiva la condanna ad 8 anni. Vedete quante notizie insomma che riguardano il mondo della donna, ma in maniera davvero incredibilmente negativa. E intanto rompe la mandibola alla moglie, 3 anni all'uomo accusato di aver picchiato anche davanti
alla Figlioletta alla Donna, tante iniziative in provincia per l'8 marzo, a Giovanova il premio letterario per Ester Pasqualoni, a Teramo quello in memoria di Anna Pepe. Val Vibrata, prostituzione, 400 euro di multa ai clienti. A Colonnella in vigore il nuovo provvedimento del sindaco Pollastrelli, vietato contrattare prestazioni, già 10 le sanzioni elevate. A Sant'Egidio, ubriaco la guida, danneggia le macchine in sosta, finte assunzioni, in 4 a processo. Sempre a Sant'Egidio, tra i rinviati a giudizio per truffa allo Stato, anche il consulente del lavoro Aquilani. E in vista delle elezioni comunali prende forma la lista di Forlini. Ci saranno Giacobetti, Tarquini e Rosati, porte aperte anche a Talvacchia. E a Controguerra oggi riparte la rassegna culturale alle 9 della sera presso l'Enoteca Comunale. Ancora, Val Vibrata, Tortoreto, la Tari rimane invariata, cambia invece il sistema di pagamento, annunciate novità su raccolta e controlli e un'isola ecologica automatica. Beach Volley Alba ospita il tour mondiale ufficiale assegnata alla città, la tappa del 13 e 14 luglio, ci saranno anche degli eventi collaterali. A Giovanova la politica e le elezioni amministrative in vista, il fermento del centrodestra, Noi Verso lancia l'idea delle primarie, l'associazione promuove la data del 16 marzo e lo slogan Uniti si vince, il cittadino governante chiede ad Arboretti di ricandidarsi a sindaco, nuova caserma intanto sbloccato l'iter, ora il comune può fare il contratto per i lavori che dovrebbero iniziare a giugno. A Roseto il comune no alle barriere antirumore, le ferrovie lo vogliono installare lungo i binari nel centro abitato, ma per l'amministrazione sono troppo impattanti e si apre anche la trattativa per comprare la Arena. Ad Atri il Consiglio alza le barricate, il commissariato resta qui, il sindaco ha appreso che sarebbe stata già avviata la procedura per spostarlo a Roseto, ha approvato all'unanimità una mozione per scongiurare il trasferimento del presidio di polizia. Intanto il Partito Democratico sprona il sindaco di Pineto Verrocchio, si candidi, elezione a Pineto, si vota anche a Pineto, la segreteria del partito è l'uomo giusto per continuare il lavoro avviato. Ora la pagina sportiva, prima di andare a leggere il Messaggero, per chiudere questa nostra rassegna stampa, direttamente sulla pagina del Teramo. Teramo si cambia, De Grazia trequartista e la mossa di Maurizio contro Albino Leffe. Il tecnico potrebbe passare al 3-5-1-1, Quintilani continua la trattativa intanto per l'ingresso in società. Teramo in campo domenica, intanto Chieti, c'è la trappola acqua e sapone, eccellenza la capolista domenica all'Angelini contro la squadra di Del Gallo. In Serie D, ecco le date di playoff e playout, il via con le semifinali ci sarà il 12 di maggio. Tanto qua, insomma, l'inchiesta, insomma, i voti di un concorso indetto dal centro. Abbiamo la pagina abruzzese teramana del Messaggero, andiamola a cercare, eccola qui, la ASL si incaglia a quota 100, un pensionamento al giorno. Le previsioni per la fine del 2019 prospettano un quadro insostenibile, le prime uscite con la nuova norma già pubblicate sull'albo Pretorio. Giuditta e Oloferne a Palazzo Melatino, vedete il quadro che sarà esposto a Palazzo Melatino con la Fondazione Tercas che ha indetto questo tipo di iniziativa molto particolare. Poi abusi sessuali sulla sua inquilina, condannato un 81enne, l'abbiamo visto anche qui. Continuiamo a scorrere, Giovanova, Roseto e Val Vibrata, a 10 anni botte nelle parti intime dai bulli, gli atti violenti da parte di 5 compagni di classe, i piccoli sarebbero stati picchiati e immortalati con selfie. A Roseto una studentessa si è allontanata da scuola perché derisa con scritte offensive sulla parete del bagno dell'istituto. E poi Arboretti che si candida a sindaco e il centrodestra che chiede le primarie a Giulianova, e sempre a Giulianova smontati metà tripodi del lungomare. Poi Ester Pasqualoni al Cursal, le lettere più belle degli alunni, il ricordo nella giornata della donna dell'oncologa uccisa nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero. La rassegna Reflex, ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, gli ospiti più importanti insomma sul Messaggero citati
dal collega Bernardo De Eugenio saranno Cacciari, Massimo Cacciari e Marcello Veneziani. E poi Piazza Duca degli Abruzzi a Sant'Egidio si rifà il Lucca, modista insomma che abbiamo trattato anche noi all'interno del nostro TG, per concludere la visita del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gravina, che ritorna prof all'Ateneo Teramano. Il presidente della federazione ha fatto tappa all'università, dove è stato docente, per l'incontro su sport e cultura organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche. Intanto sarà un Teramo diverso in campo ad Albino Leffe. Anche il Messaggero fa con concretezza l'ipotesi di un modulo tattico 3-5-1-1 che consentirebbe ai biancorossi di stare maggiormente coperti in casa di una rivale diretta per la salvezza, ma comunque mantenendo la capacità di ripartire con lo stesso De Grazia, che verrebbe schierato insomma da trequartista. Per concludere, domenica contro Imola, Roseto guarda al passato, notizia di basket, tornano negli Sharks Fulz, Petrilli e Di Paolo Antonio, la triade ex Sharks che torna intanto alla Pala Maggetti. Questo è in sintesi insomma l'appuntamento con la rassegna stampa. Avete visto insomma in primo piano la giunta regionale, che abbiamo insomma anche così seguito noi con le nostre telecamere, un contributo già nei nostri TG serali, il nostro genio serale. Poi insomma nel corso della giornata approfondiremo e di molto anche queste vicende e la presentazione della nuova giunta. Intanto le previsioni del tempo, andiamo a vedere che tempo farà nella giornata di oggi e poi insomma saremo anche pronti per vivere la seconda parte di prima mattina. Intanto però le previsioni del tempo. Buongiorno a tutti e buon venerdì. La perturbazione atlantica, che ha favorito precipitazioni sparse al nord Italia e venti caldi di ribeccio e scirocco ieri, tende a spostarsi verso Levante e questo favorirà un trasferimento delle precipitazioni, seppur deboli, verso le regioni centrali, mentre il gran caldo si sposterà verso sud. Si tratterà di un passaggio perturbato piuttosto debole, tanto che già da domani l'anticiclone tornerà protagonista, favorendo il ritorno del bel tempo. Per quanto riguarda il cambio circolatorio della settimana prossima, nessuna novità sostanziale. I modelli continuano a proporre il ritorno del freddo tra martedì e mercoledì prossimo, con anche il ritorno della neve a quote di bassa montagna o addirittura di alta collina. È presto per entrare nei dettagli, ma sembra ormai molto probabile che possa terminare questa fase di primavera molto mite con il ritorno a temperature più consone al periodo, se non addirittura inferiori. Ecco intanto l'evoluzione meteorologica per oggi 8 marzo in Abruzzo. La mattinata scorrerà con tempo incerto ma con poco rischio di piogge. Dal pomeriggio invece possibili scrosci di pioggia più probabili sui rilievi, ma in estensione successiva verso le zone collinari, in particolar modo del Teramano Pescarese Chietino e poi infine anche verso le zone costiere. La ventilazione tenderà a ridursi gradualmente per divenire debole in serata. Anche i mari da mossi tenderanno a ridurre il loro moto ondoso e divenire quasi calmi dalla serata notte. Infine le temperature, che subiranno una significativa diminuzione seppur mantenendosi molto primaverili. Infatti, per ciò che riguarda i valori massimi, saranno compresi tra i 15 e i 19 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 7 e 11 gradi. È tutto per l'aggiornamento meteo, un buon proseguimento di giornata. Bene, grazie a Marco Di Loreto per le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Adesso ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, poi torneremo e parleremo di Reflex, la prima edizione 2019 del Badriatico. A tra poco.